sono qua a questo workshop organizzato da Luminous Bees in qualità di consulente, quindi un ruolo di per approfondire, diciamo, alcuni aspetti che sono quelli focali di cui si occuperà Luminous Bees, che è un progetto che prevede di sta a metà tra arte e scienza, quindi di divulgare la scienza sul, che in questo caso sarebbe la capacità di comunicazione delle api, la danza delle api attraverso droni luminosi. E io ho studiato per anni il comportamento delle api, percezione, visione, orientamento. Ho collaborato anche a progetti in cui queste conoscenze venivano messe a servizio di studi applicati, quindi per studiare gli effetti di dosi subletali di insetticidi sul comportamento, quindi utilizzare le conoscenze su come le api si comportano per verificare se ci sono degli effetti di fattori ambientali tipo pesticidi. E quindi sono qui, come dire, come consulente, maestro di consulente su questi aspetti importanti della biologia e del comportamento soprattutto. Le api sono insetti importantissimi e questo sistema di comunicazione, di percezione, comunicazione, lo sviluppo di un vero e proprio linguaggio è ciò che fa dell'ape l'insetto unico che è, cioè un animale sociale che è l'unico che condivide con noi un vero e proprio linguaggio fatto di segni. Dove le api parlano tra loro, c'è una bottinatrice che ha trovato una fonte ricca, torna all'alveare e dice alle compagne dove si trova quella fonte, in che direzione, a che distanza, anche se a un'ora di distanza il sole nel frattempo si è spostato, tenendo conto di tutte queste possibili differenze, per cui è qualcosa di veramente sorprendente. E questo rende l'ape un insetto assolutamente indispensabile in realtà al mantenimento della biodiversità degli ecosistemi, perché l'ape sfrutta moltissimo l'ambiente, ma è in equilibrio con l'ambiente, nel senso che ridà all'ambiente quello che sottrae, e sono migliaia di chili di nettare e di polline che preleva dall'ambiente, restituendo però la pianta in pollinazione, quindi e la sua efficacia come impollinatore è strettamente legata alla sua evoluzione nel senso di un animale sociale capace di linguaggio. È chiaro che tutto questo non si comunica in una sera durante uno spettacolo, però magari le persone si incuriosiscono e quantomeno capiscono che l'ape è un animale assolutamente meraviglioso che va tutelato e che insieme all'ape va tutelato anche l'ambiente.